le temps file ses jeux. L'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jeux, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour, à Paris comme ailleurs. Et passent les semaines, et l'espoir s'émeut. Qua? Sì, zio, il numero 61. Beh, aspettami qui, eh. Avete telefonato voi? Commissario Maigret? Sì. Avete detto che in questa casa è stata assassinata una persona? Ecco, non l'ho detto che a voi. Questa è una casa di gente per bene. Non voglio chiassate, specialmente stasera. Permettete. Desiderate. Fermate, prego. Scala d'onore di fronte. Primo. Hanno chiamato un altro dottore a consulto. Si vede che il medico di famiglia non vuole assumersi responsabilità. Ma responsabilità di che? Non è già morto? No, non si tratta di quello. Il consulto è su, in casa St. Mark. L'ambasciatore. La signora sta per avere un bambino. Il primo. Qual è incosciente del terzo piano che suonano il grammofono in momenti come questi? Vedete quella finestra illuminata, là al primo piano? E lì c'è stato commesso il delitto? Per carità, ma abitano i San Marco, l'ambasciatore, quello del bambino. Ho capito. Sì. Mamma, mamma! Lisette, Jeannette, bambini, ma che fate? Così in giro, in camicia da notte, ma prendete freddo. Su, via, sì, a letto, subito. Prendono freddo. Le mie bambine sono gemelle e nessuno riesce a distinguerle. Una volta sì, un inquilino... Signora, dunque, vogliamo parlare di questo delitto? Ma certo, ho chiamato apposta. Dunque, fatemi ricordare bene. Ah, ecco, gli impiegati di Couchet sono usciti alle 6, mezz'ora prima del solito, come tutti i sabati. Chi è questo Couchet? Chi è Couchet? Sì. Il proprietario dei laboratori farmaceutici Rivière. Non mi direte che non l'avete mai sentito nominare. Chissà quante volte avete usato... Ah, sì, il famoso purgante. Già. Ecco, allora vi stavo dicendo, alle 6 se ne sono andati tutti, meno il fattorino dei laboratori, Paul. Lui esce più tardi perché deve mettere ordine. Sì. Paul è uscito che erano quasi le 7 e l'ho visto dalla guardiola uscire con la bicicletta. Insomma, è rimasto solamente il signor Couchet. Come mai?
signor Boucher, il padrone. Magari non veniva tutti i giorni, ma quando veniva rimaneva in ufficio quasi sempre un bel po' dopo l'orario di chiusura. Sì. E poi oggi è sabato ed è anche fine mese, c'è da pagare gli stipendi, i fornitori. Già. Il signor Boucher tiene personalmente l'amministrazione. E c'è il signor Philippe, ma il signor Boucher sovrintendeva sempre a tutto. Era molto prudente negli affari. Ah, era. Dunque, sì. Sarebbe dunque il signor Boucher che è stato... Sì, oh, sì. Finalmente. Eccolo là. Dove? Là. Dov'è? La finestra. Guardate. Jérôme. Jérôme. Ecco. E quando lo avete scoperto? Ecco, alle 8, quando sono uscita a vuotare la spazzatura, ho dato un'occhiata e... ma che fa? Cosa fai? Cosa fai? Andate, andate, andate. Le dicevo, ho dato un'occhiata. Era là, fermo, come adesso, ma più dritto. Si vedeva benissimo la mano muovere. Scriveva. Dunque, alle 8 era ancora vivo. Sì, ma forse anche più tardi. Perché un tre quarti d'ora dopo sono salita dai San Marc a domandare notizie della signora. Sì. E quando sono ridiscesa, era ancora là. Era ancora là. Sì. E scriveva ancora o no? No, era fermo, come adesso. Già appoggiato. Come se fosse addormentato. Così sono rientrata in casa. Poi, chissà perché mi è venuto un dubbio. E sono venuta a bussare ai vetri. Niente, allora sono entrata. Che impressione. Non ci posso ripensare. Shh. Eccolo. Chi? Il morto? Il signor Saint-Marc, l'ambasciatore. L'hanno mandato fuori un'altra volta. Sì. Si sa, in situazioni come queste, i mariti è meglio che non ci siano. Certo, certo. No. Sì, poi se la smettono queste svergognate. Beh, allora, vogliamo andare, signora, un momento. Ma dove, là dentro? Sì. Dal morto? No, andateci voi, io ho già visto abbastanza. Permettete. Beh, andate, Jérôme. Grazie. Allora tu, tieni d'occhio chi va e chi viene.
Signore! Signore, venite! Ci siamo, Louise? Ma speriamo! Vero? Sì? Telefona alla centrale, c'è un bar qui all'angolo, fai venire Torrance e Janvier con qualche uomo. Di che avvertano il giudice e poi il medico, la scientifica. Beh, però meglio se viene Merz personalmente, eh? Sì, devo telefonare a casa vostra? Sì, beh, dì alla zia che mi lasci qualche cosa da cena, che vada a letto tranquillamente, senza aspettarmi, fai presto. Va bene. Volevo dire, avete scoperto qualcosa? Niente di più di quanto avete scoperto voi. Buonasera, signor Martè. Buonasera. C'è posto per me? No, signor Martè. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ma chi è quello là? Un impiegato del Ministero delle Finanze, il signor Martè. Abita all'Ammezzato con la moglie. Come mai si è preso la pattumiera? Fanno tutti così. Quando escono, la vuotano nei cassoni e poi la riprendono rincasando. Ah, ho capito. Tutto bene, dottore? Bene, bene. Oh, Dio, si è lodato. Un bambino? No, una bambina. Oh, è la signora. Bene, bene. Oh. Hanno avuto una bambina. Ah. Il signor San Marc sarà un poco deluso. Voleva il maschio. E non la smettono con quel grammofono, quelle svergognate. Oh. Io vorrei controllare una cosa in casa vostra, permettete? Prego. Facciamo pianino, altrimenti si svegliano le bambine. Sì. Quelle sono certamente dietro quella porta ad ascoltare. Sì. Posso offrirvi un caffè? No, grazie. Di qui il grammofono. Si sente meno, ma si sente, eh? Come avete fatto a non udire il colpo di rivoltella? Forse ero di là con le bambine. Dovevano ancora cenare e facevano chiasso giocando. Ecco. Voi dunque dopo lo 6, dall'uscita del fattorino in poi, non avete notato niente di anormale, eh? No, nient'altro. Verso le 7:30, come al solito, sono scesi quasi tutti gli inquilini a vuotare le pattumiere nei cassoni, qui a sinistra. Ci ho capito. Come quel signor Martin di poco fa? Sì. Ma perché tutti a quell'ora? È proibito vuotare la spazzatura prima delle 7. È proibito? Sì. Ah, questo non lo sapevo. Sì. Ma come? Boh, si vede la zona. Sicché non avete visto e sentito niente, no? Ho visto il morto. Ah, l'avete visto? Beh, certo. Scusate un momento. Chi è quella lì? Quella è l'amica del signor Couchet. Ah, John Couchet aveva un'amica? Parlandone come vivo, era un uomo di buon umore. No, state fermo. Ma quella entra. State fermo. E se lo trova? Ecco.
Rimanete qua pure. Chiudete la porta. Sì, sì, va bene, signor. Oh! Pare di svegliare tutto il caseggiato. Polizia? Sì. Sono il commissario Maigret. L'hanno ucciso? Sì. E chi è stato? È stato. Come vi chiamate voi? Nina. Nina Manuel. Oh, scusate. Mi si è rotta una bretella della sottovesta. Sì, infatti io mi volto. No, non importa, faccio un nodo. Com'è successo? Eravate la sua amica voi? Beh. Avevate appuntamento con lui questa sera? Sì, alle 8, al Select. Dovevamo cenare insieme e poi andare a teatro. L'ho aspettato per più di 2 ore. Non avete telefonato, visto che tardava? Sì, sì. Verso le 8:30, ma non rispondeva a nessuno. Dalla centrale mi hanno detto che il ricevitore era staccato. Allora sono venuta. Momento. Qui. Infatti, il ricevitore è staccato. Salve, capo. Salve, la macchina è già andata a prendere il procuratore e il medico. Addirittura il procuratore? Beh, non c'era nessuno dei sostituti, capo. Non ho trovato nessuno, dunque ho dovuto avvertire per forza il procuratore. Va bene. Merz? Merz sarà qui fra pochi minuti col fotografo e l'aiutante. No, allora al lavoro. Da dove cominciamo, capo? Farai tu il verbale, sì. Jean-Vier. E tutoranza per perquisizione generale, mi raccomando. Va bene, abbiamo 2 uomini fuori, faccio entrare. No, 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 per carità, lasciali fuori. Col procuratore, il medico, Merz e i compagni, fra poco qui non ci si muove più. Ah, l'autoambulanza? L'ho già avvertita, capo. Va bene, allora cominciate, di là. Via. Vieni. No, tu aspetta. Vai dalla portiera e fatti dare l'indirizzo del direttore qui. I magazzini Riviera. Se non fossi in casa, cercalo, portalo qui. Va capito? Bene. Più presto. E io? Voi restate qua. Abita 200 metri da qui. San Luis 22, terzo piano. Signor Philippe. Ma perché non gli hai telefonato? No, il capo ha detto di andare, non di telefonare. Dunque, Monsieur Philippe. Emile Philippe. Sei lui 22. Sei lui 22, terzo piano. Grazie. Inquilina dell'ammezzato, la signora Martin. Ah, la moglie di quello che è venuto a prendere la pattumiera. Già. Ho capito. Ha l'abitudine di litigare così? No. Lei grida tutti i momenti, ma lui non osa aprir bocca. No. Come potrebbero litigare? Come vi chiamate? Signora Boursier. Signora Boursier. Marguerite Boursier. Ah, bene. Avete 2 gemelline? Sì. Altri figli? No. Vostro marito? No. Non l'ho più, sono vedova. No, scusate. Sì. Ne avrete ancora per molto? Speriamo di no, speriamo. Guardate, hanno spento la luce nella camera della signora Saint-Marc. Poveretta. Speriamo che si sia addormentata. Speriamo. Ah, te, procuratore. Signor procuratore. Buonasera, Maigret. Dubois, dottore.
Salve, Negrelli. Salve. Dov'è? È là. Vedete quell'ombra dietro il vetro? Ecco. Ma com'è stato? Boh, a prima vista si vedrebbe un colpo di rivoltella al cuore, ma ce lo dirà poi il dottore. E indizi? Beh, indizi per ora niente. E testimonianze? Testimonianze fino a questo momento c'è quello della portinaia, perché in fondo è lei che ha scoperto il cadavere. Accomodatevi, signor procuratore. Accomodatevi. Ecco lì a destra, in direzione. Commissario. E io? Cosa io? E che devo fare? Beh, rifate qua. Pare proprio un colpo al cuore. Vi siete fatto un'idea, Negri, di come si sono svolti i fatti? Beh, tranne il telefono sganciato, qualche foglio per terra, non ci sono tracce di lotta. Qualcuno che è entrato non visto, oppure qualcuno che era conosciuto dalla vittima. Scusate. Prego. E il movente? Beh, su questo finora, signor procuratore, non saprei neppure fare una congettura, veramente. In ogni caso direi che non c'è stato furto. Perché? Non avete osservato, guardate. La cassaforte è socchiusa, è vero. Ma la schiena del morto mi impedisce di aprire lo sportello. Esatto. Che cosa ci sarà dentro? Ma non possiamo guardarlo prima che Mercer non abbia fatto i suoi rilievi. Eccomi, eccomi. Ah, eccolo qua. Venite, venite, Mercer, salve. Ci occorre un lavoro coscienzioso, ma fatto alla svelta, perché dobbiamo rimuovere il cadavere, quello lì. D'accordo, però avremo bisogno di un po' di spazio. Sì, 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 lasciamo subito il campo libero. Io vorrei visitare gli altri locali. Sì. Venite con noi, Negri. Precedentemi, signor Torranzo, sì, fai... Sì, ben credo, io devo guardare un'altra cosa. A destra. Ecco. Jean-Pierre, vieni con me. Sì. Allora, dottore, noi vi lasciamo qui al vostro... Sì, appena si sono spicciati con i rilievi e le foto, guarderò meglio il cadavere. Sì, va bene. Ah, intanto fotografa lui. Bene. Noi pensiamo al resto. Ballerina? Prima ero al Moulin Bleu. Prima di che? Prima di conoscere... E adesso? Stavo con lui. Abitavate insieme? No. Era sposato, ma ci vedevamo quasi tutti i giorni. Il vostro indirizzo, per favore. Albergo Pigalle. Pigalle! Commissario, ho trovato il signor Filippo, è qui fuori. Gli ha chiesto qualche cosa? No, no, niente. Ma la portinaia gli sta raccontando tutto. Beh, immaginavo. Signor commissario, ecco il direttore. Ah, buongiorno. Emile Philippe. Emile Philippe, immagino che siate stato informato. Me lo stava dicendo la signora. Non mi pare siate molto sorpreso, però. Anzi, sono sconvolto. Ma sorpreso, proprio sorpreso, non potrei dirlo. Perché vi aspettavate una notizia simile? No, assolutamente. Ma ecco, non so come spiegare. Un fatto, come dire, scandaloso non mi sorprende con la vita che conduceva. Ah, la vita, che vita... Beh, non voglio dire male del signor Couchet e sostanzialmente anche volendo non se ne potrebbe dire male, no, no davvero. E del resto era padrone di fare il comodo suo.
Ma il signor Fouché dirigeva da sé l'azienda? Il direttore sono io. Ma lui l'ha lanciata, ma fatto questo, sì, ha lasciato a me tutte le responsabilità, al punto che io restavo anche 15 giorni senza vederlo. Anche oggi, per esempio, vigilia di scadenze, sì, l'ho aspettato invano sino alle 5. Ah, voi siete uscito alle 5? Sì, sì, per andare... Ho capito, beh, ne riparleremo. Dicevate sì. Che l'avete aspettato poi. E infatti doveva portarmi i fondi necessari per le scadenze di lunedì, circa 300.000 franchi. Ma siccome non potevo fare a meno di uscire, gli ho lasciato un promemoria sullo scrittoio. Ma è questo il promemoria che gli avete lasciato? Sì, questo. Permettete. 200. $200, che cosa significa? 200 molinare era per ricordare al signor Couché un aumento di 200 franchi da dare a un analista di laboratorio che si chiama Molinar. E questo licenziamento Ferrand? Ferrand è un inserviente di laboratorio che da quando lo abbiamo assunto non è mai venuto in orario. Volevate licenziarlo? No, si trattava di una minaccia che il signor Couché doveva fargli sperando di... Dunque i 300.000 franchi dovrebbero essere ancora lì dentro. Sì, se li ha portati. Beh, volete guardare perché... Non ci sono che queste carte. E i 300.000 franchi? Niente. Sono scomparsi anche 60.000 franchi che abbiamo incassato oggi e che io stesso avevo riposto nella cassaforte, legati con un elastico. Allora il furto sarebbe il movente. Non c'è altro da... Ho fatto portare via il corpo per esaminarlo con cura. Sì. Posso mettermi qui a scrivere il mio rapporto? Sì, accomodatevi, accomodatevi dove volete. Allora, le vostre conclusioni? Pallottola alla orta, morte istantanea. L'assassino ha sparato alla vittima da non più di 3 metri. Ma che arma? Per averne la certezza bisognerà fare l'autopsia, ma credo si tratti di una 6.35. 6.35, eccola qua. Questo è il bossolo che ho trovato lì in terra. Ecco. Ma ce ne sono a migliaia a Parigi, sì. Questi. Signor Dubois, vogliamo rivedere i vostri appunti, è quasi mezzanotte. Sì, i vostri ordini, dottrissimo. Noi, procuratore della Repubblica, Aristide Comelio, il giorno 30 novembre alle ore... Sorvolate, chiamati in via, nei locali della ditta Riviere Couché. Beh, siete ancora qui? Credevo voleste continuare a interrogarmi. Beh, per il momento... Io speravo anche di sapere qualcosa. Ma gli eravate affezionata? Affezionata. Beh, sì. È proprio la parola che cercavo per spiegare quello che sentivo per lui. Affezionata. Innamorata, no. Ma affezionata. Un uomo d'oro. Oh, non parlo per il denaro, eh. Quando gli pareva che qualcosa potesse farmi piacere, me la dava. E non solo a me, a tutti. Tant'è vero che ero io che spesso ero costretta a metterlo in guardia, a dirgli che si approfittavano di lui, che lo prendevano per il naso. Uh-huh. Ma lui, ma che me ne importa, diceva. Ma era allegro? Allegro? Apparentemente sì. Ma in fondo... Ma non lo so, è difficile da spiegare. Aveva sempre bisogno di agitarsi, di far qualcosa, sennò diventava triste, inquieto. Conoscete sua moglie? Non l'ho vista una volta, da lontano. Fisicamente non è male. E anche come carattere a sentir lui. Ma ne abbiamo parlato una volta o due soltanto. Ma dove abitava Couché? Abitava sul boulevard d'Haussmann. Ma stava quasi sempre a Melun, per una villa. Ah, capace. Sì, lontano. Chissà, ci stava proprio l'appartamento anche. Sì, avete perso qualcosa, signor Martin? Eh? Ah, sì, un guanto. Non l'avete mica visto? No, ma siete sicuro di averlo smarrito qui? Non so. Non importa.
Domattina dirò allo spazzino di guardare nei cassoni. Grazie. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ha perso un guanto. Un guaio grosso per lui. Deve giustificarsi con la moglie. E non sa fare a meno dei guanti. Nemmeno per andare a comprare le sigarette qui di fronte. E domani è domenica. Come farà? Ah, già, è vero. Domani è domenica, scusate. Ma un po'. Abbiamo finito. Per domani sera spero potervi far avere il risultato dell'autopsia. Grazie, dottore. Io vi lascio lavorare in modo vostro, Negri. Però mi raccomando, tenetemi informato, eh? Senz'altro, signor procuratore. Vi accompagniamo a casa, dottore. Grazie. Buonanotte, signori. Di qua! Dov'è il mio cancelliere? Venga, procuratore. Di nuovo, buonanotte. 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 Buonanotte, merci. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Avete ancora bisogno di me? Beh, ci vedremo domani. Io penso che, data la situazione, non avrete difficoltà a venire in ufficio anche se è domenica. Verrò come al solito, alle 9 precise. Vi ringrazio. Non so se potrò esserci per quell'ora, ma ci saranno certamente i miei uomini. Io desidererei anche interrogare gli impiegati, gli inservienti. Voi avete un elenco di tutto il vostro personale con indirizzo, telefoni? Sì, certo, di là. Ah, benissimo, allora abbiate la cortesia di darlo ai miei uomini. Torrance, vai con il signor Filippi, ti darà l'elenco. Oh, tu, Jean-Pierre, assicuro di poi che tutte le luci siano spente e che tutto sia ben chiuso, eh? Sì, va bene. Poi proseguite avanti, avanti, avanti e poi la domandate. Bene. Cosa c'è? Desiderate qualche cosa? Ecco. Mi stava domandando dove abitate. Ah, in Boulevard Richard Lenoir, qui vicino, perché? Beh, pensavo aveste la macchina. No. A quest'ora non ci sono più autobus. Non credo. Scusate, vorrei confessarvi una cosa. Scusa, Jerome. Dite, dite. Probabilmente mi giudicherete sfacciata. Vi ho già detto che Raymond era molto generoso. Sembrava non conoscesse il valore del denaro. Mi dava tutto quello che volevo. Ma io, credete, gli chiedevo il meno possibile. Del resto eravamo quasi sempre insieme, quindi non avevo bisogno di... E stasera, come vi ho detto, dovevamo cenare insieme. Beh, io credevo che lui mi potesse dare dei soldi perché stamattina ho dovuto pagare una fattura. Non immaginavo mai che potesse non venire. E siccome mi restava ancora qualcosa, così, aspettando al Select, ho mangiato un po' di ostriche e un po' di aragosta. E poi ho telefonato e siccome non rispondeva nessuno, sono venuta e... Soltanto arrivando qui mi sono accorta di avere appena di che pagare il taxi. E a casa? Vivo in albergo. No, volevo dire, non avete un po' di denaro in disparte? Per farne che? Potevo forse prevedere. Jerome? Sì? Vai a chiamare un taxi per la signorina, scusa. Subito. Beh, vi ringrazio, ma io... No, non preoccupate. Anzi... Tenete. A domani, eh? Domani all'albergo Pigalle, vero? Sì. Buonanotte. 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 E grazie. Grazie. Buonanotte, commissario. Ah, buonanotte. Buonanotte. Tutto a posto. Beh, allora potete andare a dormire, penso io, a dire alla portinaia di farvi vedere domattina l'elenco, le generalità degli inquilini.
Sarà bene siate qui alle 8:30, però. 8:30? Domenica. Domenica alle 8:30. Perché c'è qualche cosa. Appunto. Strano. Vabbè, alle 8:30. C'è il teatro avanti. Buonanotte. 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 Avete scoperto qualcosa? No, signora Bursi, proprio non abbiamo scoperto niente. Scusate se vi disturbo. Vorrei pregarvi di fare avere domattina i miei uomini numeri precisi di telefono e nome e le generalità di tutti gli inquilini che abitano. Certo, certo, darò loro il mio registro. Date il mio registro. Signor commissario, ditemi, pensate che sia stato qualcuno della casa? Speriamo di no, speriamo di no. Sapete che vi dica. Speriamo di no. Speriamo di no. Buonanotte, signora. Buonanotte, signor commissario. Buonanotte. Buonanotte. Per favore, cambiati le scarpe. Perché? Ma perché metti sempre quelle? E io devo portarla a rifare i tacchi. Ma no, sono così comode, ci sto così bene con queste scarpe. Non insiste, lascia. Me immaginavo. Non riesco mai a farti cambiare qualche cosa. Non è vero, non è vero. Ma ieri sera quando sei rincasato, non mi hai neppure dato la buonanotte, eh? Era quasi 1:30, visto che dormivi. Non dormivo, no, non dormivo. Tu credi sempre che dorma. E allora perché non mi hai salutato? Sentiamo. Perché se ti avessi salutato ci saremmo messi a parlare per chissà quanto tempo. E invece così tu hai potuto spogliarti e addormentarti subito. Ho capito. Senti, signora Megri, ma ti pare che siamo un po' complicati con tutti i nostri riguardi? Non lo trovi? Di un po', perché avremmo dovuto chiacchierare chissà per quanto tempo? Mi avresti raccontato quello che avevi fatto. L'assassinio di Couchet, il furto dei 360.000 franchi. Ma tu come le sai queste cose? Leggo i giornali, caro. Leggo i giornali? Mm-hmm. E i giornali chi gliel'ha detto? Io no di certo. Procuratore come io nemmeno, tantomeno il cancelliere, allora chi è stato? Ah, la portinaia. Da come la descrivono deve essere una donnetta in gamba, eh? Sì, sì, molto in gamba, anche simpatica. Guarda un po'. Sempre così. Guarda. Uno non parla, si dà da fare perché tutto rimanga segreto. No, signor. Che te la fai? Senti. Hai qualche idea sul delitto? No, nessuna idea. E allora che gli racconti al procuratore come io?
Poco fa al telefono gli hai detto che saresti passato da lui verso mezzogiorno. Sì, ma mica gli ho promesso di dirgli qualche cosa. In tutta questa faccenda per il momento non c'è una sola cosa certa, dunque... Una ce n'è, invece. E quale sarebbe? Che chi ha rubato i 360.000 franchi non è lo stesso che ha ucciso. Ma da che lo deduci tu questo, eh? Dal fatto che Couchet morto appoggiava la schiena allo sportello socchiuso della cassaforte, dove il denaro non c'era più. Brava, brava signora, brava. E a queste conclusioni come ci saresti arrivato? Ascoltando quello che dicevi poco fa al telefono, parlando con Comelio. Io la tua franchezza, la tua modestia. Oddio, ho il caffè sul fuoco. Però con Comelio non mi sono espresso così esplicitamente. Capisci? Ma io so interpretare le tue reticenze. Ah sì? Ah, brava, brava. Evviva, sì. Evviva la franchezza. E allora ritiro la modestia. Va bene così? Ecco. Allora, signora Maigret? Io me ne vado. No! Aspetta! Che c'è? Come? Hai dimenticato che devi ancora prendere il caffè, no? Mi sì, l'ho macinato, poi... Come sei distratto. Guarda, in me. Penso cosa... sempre. Ah, oggi hai... hai cambiato il cappello, eh? Come? Ah, sì, 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 ho cambiato il cappello. Le scarpe, no. E il cappello, sì. Sai, per fare un piacere al giudice come gli ho. Ah, ecco. Si tiene tanto dei suoi ispettori, dei suoi commissari... Vorrebbe che tutti fossimo così. Era abituato col povero commissario Moirot. Te lo ricordi sempre col cappello duro? Sì, ma sì, insomma. Io vorrei chiederti. Se vengo a colazione o a pranzo. Non lo so, non lo so. Se non vengo, insomma, ti telefono, come al solito. Buona giornata, signora Maigret. Ciao, Maigret. Polizia, la signorina Moinard, per piacere. Moinard? Sì. Ah, volete dire Nina? Sì, Nina Moinard. Cosa ha fatto? È una brava ragazza. Riceve gente? È il suo amico e nessun altro. Il vecchio o il giovane? Ma come il vecchio o il giovane? Ne ha uno solo, né vecchio né giovane. Vabbè, è di sopra adesso? Sì. Il numero della camera? 12, secondo piano. C'è l'ascensore? Sì, prego. Ma aspettatela, Berto. Non vi disturbate. Siete voi? Sono io. Vi ha avvertita per telefono? Sì, perché? No, no, niente. Posso? Prego, prego. Che ora è? Sono le 9 passate. Pronto? Il caffè, per piacere. Il caffè, voi? Io no, no, grazie. No, no. Ma sì, portatemi la colazione, sì, sì.
Posso? Fate, fate pure. Per essere la stanza di una donna è un po' disordinata, vero? Beh, mi avevate detto che sareste venuto, ma francamente vi aspettavo un pochino più tardi. Ci sono novità? No, no, niente. E batti, batti pure. Credono di svegliarvi a quest'ora. Quelli lì sono peggio di me, non si alzano mai prima delle 4 del pomeriggio. Ah. Quando si alzano? Mi dovete perdonare la stoccata di ieri sera? No, per carità, non è niente. Mi toccherà vendere o impegnare i miei gioielli. Ne avete molti? Eh? Eccoli qua. Raimond gli aveva pagati 18.000 franchi. Sarà molto se riuscirò a farne 5.000. Sì? La colazione. Ah, grazie. Ma davvero non volete neppure una tazza di caffè? No, veramente grazie. No. Potete andare. Ah, signorina! Per favore, signorina, potete prendermi un pacchetto di Gauloise? Sì, sì. Vi do i soldi. Bene, signorina. Credete che sarò coinvolta in questa brutta storia? Permettete? Prego, prego. No, mi dispiacerebbe se ne parlassero i giornali per la signora Couchet. Poveraccia. Avanti. Scusate, non sapevo che aveste gente. No, no, entrate, Serena, non disturbate affatto. Giorno. Giorno. Desiderate qualcosa? No, niente. Roger ha una visita e allora... Ma a che ore sono? Le 9, 9:30. Avete bevuto parecchio, questa notte? Ah, non me ne parlate. Ho una bocca e la testa piena di aghi. Volete una tazza di caffè? Sì, sì, grazie. Tenete. Sciacquate la tazzina. Oh. Direbbe che il tempo diventi bello oggi. Vi disturbo, vero? No, signorina, affatto non... Ma pare che si tratti di una cosa importante. Il padre di Roger è morto. Uff, un altro guaio. Ma voi lo conoscevate, il padre di Roger? No, non l'ho mai visto. Ma dite un po', Nina, non è mica successo qualcosa al vostro amico? Perché? Ma, non so. Giorni fa Roger mi ha detto che suo padre veniva spesso qui in albergo. Oh, ma non da noi. Roger si divertiva un mondo. Pare che suo padre avesse una relazione, capite? Però Roger preferiva non incontrarlo. Tanto che una volta che lo vide salire rientrò precipitosamente in camera. Però
Ora che ci penso bene, mi sembra che... Ma sì, che quella volta suo padre sia venuto proprio qui, da voi. Suo figlio. Come si chiama di cognome il vostro amico Roger? Couchet, Roger Couchet. È il cognome del... Cosa fa il vostro compagno? Non capisco. Sì, insomma, che lavoro fa? Siete della polizia, vero? Avrei dovuto sospettarlo. Ma allora, prima che parlassi, sapevate già tutto. Tutti e due. No, Nina, non c'entra. Io non avevo mai sentito parlare di Roger come figlio di Couchet. Adesso però è necessario che mi diate qualche informazione su di lui, eh? Io non so niente. Siamo insieme solo da 3 settimane. E prima? Lavoravo. Stavo sola. Voi? E lui? Ma non so. Era con una ragazza rossa, alta, che si faceva passare per manicure. Ma lui, dico, lavora? Ma che ne so? Cosa ne so io? Qualcosa fa... affari, credo. Beh, vuol dire che non fa niente, eh? Come campa, allora? Di rendita? Ma cosa ne so io? Spende molto? Ma per carità... Pranziamo sempre in un ristorante a prezzo fisso, 6 franchi al pasto. Roger naviga nei debiti. Ne parla spesso di suo padre? Con me ne ha parlato una volta sola, ve l'ho già detto. Come vi chiamate? Céline Castel. Professione? Beh, pettinatrice a domicilio. Ma se si tratta davvero di un delitto, anche noi avremo delle seccature. Dove eravate ieri sera verso le 8? Verso le 8. Dunque, vediamo un po'. Verso le 8, le 8, le 8, le 8. Ah, sì. Ero al Cyrano, il bar Henri Blanche. E Roger era con voi? No. Non si può mica stare sempre insieme, no? Ci siamo incontrati più tardi, a mezzanotte, dal tabaccaio Henri Lafontaine. Siete certa che non era con voi dalle 8 a mezzanotte? Ma perché dovrei dirvi una cosa per un'altra? Non vi ha detto dove è stato, no? No! E voi non gliel'avete domandato? Se voi lo conosceste, non mi fareste una domanda simile. Beh, allora, aspettatemi qui voi due, eh? Mio Dio. Oh, guarda, avete ritrovato il vostro guanto, signor Martin. Ma voi siete proprio una persona fortunata, davvero non mi sarei mai aspettato di trovarvi qui. dopo quello che è successo, ho pensato. Capisco. Allora permettete che vi faccia una domanda, signor Martin. Da quanto tempo voi conoscete il signor Roger Couchet? Ma dall'epoca del mio matrimonio. Non capisco. Non... Roger, mio figliastro, figlio di mia moglie.
Ma volete dire che è figlio di vostra moglie, di Raymond Couchet? Certo, dal momento che mia moglie è stata la prima moglie di Couchet. Roger è il loro figlio, unico figlio. E quando ha divorziato, io l'ho sposato. Sono venuto ad annunciare a Roger. Mia moglie ha detto che Roger doveva sapere della disgrazia, sai, il figlio. Roger è molto... è molto impressionabile, nervoso forse. Ma voi chi siete? Io sono il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Lo vedevate spesso vostro padre? Ogni tanto. Sì? E dove? In ufficio. O al ristorante. E quando l'avete visto l'ultima volta? Non so. Saranno 5 o 6 settimane fa. Più di un mese, certo. Gli avete chiesto del denaro? Certo. Altrimenti perché cos'altro avrei dovuto cercarlo? E allora vivevate alle sue spalle? Aveva abbastanza soldi. Poteva ben dare ogni tanto 100 franchi a suo figlio. E ora, se non vi dispiace... Abbiamo appena cominciato, giovinotto. Allora, dove eravate ieri sera verso le 8? Ieri sera verso le 8? Mm? Ero al Select. A far che? Aspettavo mio padre. Ah, dunque avevate bisogno di denaro, eh? Ma ne ho sempre bisogno. Sapevate che sarebbe venuto al Select? C'era quasi tutte le sere con la sua... Immagino che la conosciate bene. Del resto, avevo udito una loro telefonata nella quale si davano un appuntamento. Non ho bisogno di dirvi che di qua si sente tutto quello che si dice nella stanza accanto. Certo, come non avete bisogno di dirmi perché siete venuto ad abitare proprio qui, eh? Guarda, guarda. Sareste intelligente? O soltanto furbo? E quando vi siete reso conto che vostro padre non era al Select, non vi è venuto in mente, non so, di andare al suo ufficio? No. Permettete? Spero che non sospettiate che Roger... Io? Ma mi fate venire la voglia di rivolgervi ancora una domanda, signor Martin. Quali rapporti ci sono tra la vostra famiglia e questo giovinotto? Vi frequentate o no? Sì, 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 viene a trovarci qualche volta. Non molto spesso, ma viene per salutarci qualche minuto. E sua madre sa la vita che conduce? La vita, non capisco. Andiamo, signor Martin, su. Vostra moglie sa che suo figlio non fa niente, che è pieno di debiti? Sì, ho tentato molte volte di convincerlo a lavorare, ma... Ma non vi pare che adesso basti? Vi prego di notare che sono ancora in pigiama. E che la vostra presenza... Avete visto qualcuno ieri sera a Select che vi conosca? Soltanto quella di là. Nina. Vi avete parlato? Prego. Non le ho mai rivolto la parola. E a quale tavolo sedeva? Non so. Mi pare il secondo, a destra del bar. E voi dove l'avete ritrovato il vostro guanto, signor Martin? Lo cercavate in cortile, tra le casse della spazzatura, se non sbaglio, eh? Sì, sì, l'ho ritrovato a casa. Ah. Sì, figuratevi che ero... uscito con un guanto solo, non me ne ero accorto. Ah, non ve ne eravate accorto. Dove siete andato? A passeggiare lungo il fiume.
e avevo mal di testa. E andate spesso a passeggiare la sera senza vostra moglie? Qualche volta. E adesso cosa fate? Tornate a casa? Beh, sì, non posso lasciarla in quelle condizioni, mi capite? Oh, certo, capisco perfettamente. Potete andare, signor Martin. Grazie. Arrivederci. Beh, credo che sarebbe bene che tu venissi a trovare tua madre. Di nuovo. Cosa contate di fare ora che vostro padre è morto? Lavarmi e vestirmi, se mi fate il piacere di uscire da questa stanza. Oh. Allora? E allora potete ritornare nella vostra camera? È proprio suo padre che è morto. Sì. Allora Roger eredita. No, non lo so. Permesso. Ah, siete già vestita per uscire. Vado al Moulin Bleu. Bisognerà bene che mi trovi un lavoro, no? Ah, sì, certo. Ma se avete ancora bisogno di me? Per me potete uscire, potete andare. Vado fuori io adesso anch'io. Ah, aspettate, prendo la borsa. Dai. Grazie. Sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri.